Buonasera a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati nuovamente a Domenica Sintesi. Come sapete, ogni domenica il vostro punto di riferimento per quello che accade nei campi, nei palazzetti e non solo. Diamo subito il benvenuto agli opinionisti che saranno con noi oggi, quindi diamo il benvenuto, ben ritrovati a Manuel Arena e Guido Lorenzelli. Buonasera. E andiamo anche a presentare i due ospiti che saranno con noi per questa puntata, e quindi diamo il benvenuto a Luca Doveri. Buonasera. Direttore generale della Polisportiva Madonnetta, e un benvenuto anche a Luca Antonelli, preparatore atletico del Foscema Gramelia. Buonasera. Buonasera e ben ritrovati nel nostro studio. Come sempre iniziamo con la lettura dei risultati e partiamo dalla Serie B. Come a breve sentiremo le interviste post partita ai due mister, appunto il loro commento su questo match. Andiamo quindi a vedere i risultati: Cesena Cittadella 0-1, Empoli Parma 4-0, Entella Pescara 0-0, Foggia Carpi 3-0, Novara Spezia appunto 1-1, Perugia Palermo finisce 1-0, Salernitana Provercelli 0-0, Venezia Avellino 3-1, Cremonese Bari 0-1, Frosinone Ascoli 2-0 e Brescia Ternana, non abbiamo ancora risultato essendo finita da poco, ma andiamo a vedere se troviamo l'aggiornamento a brevissimo in diretta. Non ho capito? 3-1, abbiamo l'aggiornamento in diretta. Andiamo quindi a vedere la classifica velocemente: Frosinone-Empoli con 49 punti, Palermo 43, Bari e Cittadella quota 41, Venezia 39, Parma-Cremonese con 37 punti, troviamo poi Carpi e Spezia con 36 punti. Scorrendo la classifica verso il basso, troviamo Entella-Cesena quota 28, Brescia 27, Provercelli 26, Ascoli 23 e Ternana con 22 punti. Quindi abbiamo detto, andremo a approfondire anche il risultato dello Spezia a breve con le interviste post partita ai due mister. Passiamo a parlare invece di eccellenze, di quello che è successo in questa 21esima giornata di campionato. Busalla Albenga finisce 4-1, Sestrese Fezzanese 0-4, Moconesi Imperia 0-4, Molassana Pietra Ligure 3-2, Rapallo Genova Calcio 1-5, Rivalorese Ventimiglia 3-1, San Margheritese Vado finisce 0-0 e Valdivara Serra Riccò finisce 6-1. Quindi andiamo a vedere la classifica con la Fezzanese a 47 punti, in seconda posizione la Rivalorese a quota 39, segue San Margheritese 38 e con 37 punti Genova Calcio ed Imperia, Vado 35, Pietra Ligure 32, Ventimiglia 31, Molassana e Valdivara con 29 punti, Busalla e Albenga a quota 24, Rapallo 21, Sestrese 20, Serra Riccò 17 e Moconesi con 2 punti. Andiamo a vedere quello che è successo anche nella 21esima giornata di promozione. Athletic Club Liberi pareggia 1-1 contro Forza e Coraggio, Casarsa Real Fieschi 1-3, Don Bosco Angelo Baiardo 0-2, Golfo Paradiso con Goliardi Capolis 2-1, 2-2 finisce Little Club Mora Real Fiumaretta, Magrazzurri Cadimare, il derby spezzino di oggi finisce 0-1, Ronchese Rivasamba 0-4 e San Cipriano Colli Orzinuovo 2-4. Andiamo quindi a vedere la classifica, che vede in prima posizione l'Athletic Club Liberi a quota 43 punti, Angelo Baiardo e Golfo Paradiso Prodeco con 42, Rivasamba 40, Real Fieschi 34, Little Club Mora e Colle Ortonovo a quota 32, Magrazzurri 30, Forza e Coraggio e Cadimare con 29 punti, Real Fiumaretta 27, San Cipriano 20, Goliardi Capolis e Don Bosco a quota 19, Casarsa 18 e Ronchese con 6 punti.
Andiamo alla prima categoria, dove abbiamo una partita rinviata per via appunto del campo impraticabile, che è Moneglia-Segesta. Gli altri risultati sono stati Follo-San Martino-Ceparana, che finisce 0-4, Levanto-Calcio-Canaletto 0-1, Marola-Quasanta-Focemagramelia 2-1, San Lazzaro-Monterosso 2-2, Sestrieri-Pegazzano 2-0, Sporting Club Aurora-Rebocco 2-2 e finisce 2-0 Tarros contro Ricò Le Rondini. In classifica quindi il Canaletto a quota 45 punti, è inseguito da Ceparana 42 e Tarros con 41 punti, Sporting Club Aurora con 36, Rebocco 28, a 27 punti troviamo Pegazzano, Marola Quasanta e Follo San Martino, il Levanto con 26 punti, Monterosso 24, Focemagramelia 22, Ricò Le Rondini e Sestrieri a quota 20, San Lazzaro 19, Moneglia con 18 punti e chiude la classifica Segesta a quota 8 punti. Concludiamo la lettura dei risultati delle classifiche con la seconda categoria. Andiamo a vedere cosa è successo. Bolanese-Arcola, una partita con molte espulsioni, finisce 0-4. Don Bosco-B-Vezzano 1-0. Lunicalcio-Castelnovese 1-1. Polisportiva-Madonnetta-Olimpia Pianabatolla 1-4. Polisportiva-Romito-Santerenzina 0-4. Abbiamo una partita ancora in corso, che è Intercomunale Beverino Anticaluni, che sicuramente seguiremo gli aggiornamenti in diretta, e turno di riposo per questa giornata era del Sarzana. Sarzana che appunto ha riposato oggi, è primo in classifica a quota 32 punti, Vezzano e Arcola con 30, Anticaluni 29, Lunicalcio con 27 punti, Intercomunale Beverino 22, Castelnovese 19, Bolanese 17, Don Bosco B 16, Polisportiva Romito Santerenzina quota 14, Olimpia Pianabatolla 12 e Polisportiva Madonnetta con 9 punti. Ritornando quindi ai primi risultati che abbiamo letto, ovvero quelli della Serie B, andiamo a vedere un commento dei due mister dopo questo 1-1, questo pareggio, ovviamente i due mister Di Carlo e Gallo, un commento che è sicuramente positivo per questo punto acquisito durante questo match. Quindi andiamo a sentire direttamente i due mister nel post partita. Beh, sicuramente è stata una partita dove il Novara ha provato in tutti i modi di cercare di portare a casa 3 punti. Sono contento che per i ragazzi, per l'atteggiamento, sono contento perché comunque abbiamo trascinato i nostri tifosi, che poi, come succede spesso, se tu in campo metti anima, metti coraggio, i tifosi lo vedono e ti danno una mano, ma l'hanno fatto oggi perché sono stati calorosi e ci hanno creduto, come credevamo noi, alla vittoria fino alla fine. Peccato che non sia arrivata la vittoria, perché se guardiamo la partita nel complesso, la traversa di Sansone, il Puskas al secondo tempo, poteva esserci la vittoria. Però diamo continuità a quello che è stato il risultato di Cittadella. Peccato per un pareggio, ma l'atteggiamento della squadra è quello che voglio io. Diciamo che a tratti, ok, la squadra ha giocato molto bene in velocità, è quello che poi trascina il pubblico, no? Ma anche fa piacere anche a me, voglio dire, come allenatore. Alcuni momenti abbassiamo troppi ritmi, e quindi quando si abbassano i ritmi, quando trovi una squadra di fronte esperta come quella che lo Spezia, è più semplice magari per le squadre avversarie difendersi. Dobbiamo migliorare sotto il gioco, sotto questo aspetto qui, cioè, che è il gioco in pratica, creando più spazi, okay, giocando con più velocità. Però, ripeto, arrivarci in 2 partite è difficile. Quello che conta è che la squadra abbia creduto. Io ho messo in campo Maniero per provare a vincere la partita, ho messo in campo tutti i giocatori possibili di qualità per cercare di arrivare alla vittoria. Ci prendiamo il pareggio ben sapendo che abbiamo fatto di tutto per vincere. Ci è piaciuto tantissimo. Un mister abbastanza soddisfatto per questo punto guadagnato. Prima di fare un commento appunto in studio, andiamo a vedere se anche mister Gallo il suo commento su questo pareggio. Abbiamo provato, così come ha provato il Novara. Questo è un campo difficile, ambiente difficile, magari anche per colpa mia, per i miei passati a Novara, e quindi abbastanza in modo incomprensibile, però non è importante, non mi interessa. La squadra ha reagito bene al gol che abbiamo subito purtroppo per un errore nostro, così come è successo la settimana scorsa, una palla sanguinosa persa a metà campo.
però è una squadra, la mia quadrata, una squadra che reagisce, una squadra che ha caratteristiche importanti per questo campionato di Serie B, quindi ritengo che sia un punto molto buono. Moscati è un buonissimo giocatore, domenica aveva fatto un'ottima partita, oggi a mio avviso è stato abbastanza, è stato meno determinante rispetto a domenica, però è un giocatore che a me piace e che ha la capacità dell'inserimento, quindi ragiona molto da mezzala andando a lavorare sul mediano della squadra avversaria per l'inserimento, quindi ha fatto anche oggi una buona partita. Ma Francesco è arrivato in una condizione fisica e mentale non buona, abbiamo lavorato di pari passo sia sotto l'aspetto fisico ma soprattutto sotto l'aspetto mentale, ritengo che abbia qualità, caratteri morali straordinarie, perché è un ragazzo che tutti vorrebbero allenare, e calcistiche, il suo passato prima dei vari infortuni parla chiaro, quindi abbiamo lavorato in quel senso, l'abbiamo recuperato, io ho lavorato con lui mentalmente, gli ho dato fiducia e mi sta ripagando sempre con prestazioni all'altezza della situazione. Quanto è Mastino? Mastino è un buonissimo giocatore, un ragazzo che arriva dalla gavetta e che quindi sfrutta al massimo ogni occasione, quindi è stato bravo, ma così come è stato bravo anche Forte che arriva dalla Lega Pro, ha avuto soltanto 5 mesi a Perugia, quindi io sono contento perché ho attaccanti bravi, la mia capacità deve essere quella di fare in modo che loro siano sempre pronti quando vengono scelti. Beh, campionato di Serie B è questo, ci vuole organizzazione e ci vuole cuore. Oggi penso che le due squadre abbiano messo sia determinazione, qualità e cuore. Quindi Manuel, tu che hai seguito questa partita, questo match, abbiamo ritrovato due mister che comunque si sono detti abbastanza soddisfatti per il pareggio e quindi per questo punto guadagnato. Cosa ne pensi? Penso che sia stata una partita, secondo me, meno esaltante di quanto si possa forse dedurre dalle parole dei due tecnici. Sicuramente mi rivedo forse di più nelle parole del mister del Novara Di Carlo, in quanto il Novara è andato più vicino alla vittoria rispetto allo Spezia, ha avuto un paio di occasioni in più, tra cui la traversa di Sansone già citata da mister Di Carlo, un'occasione con Puskas, quindi credo che lo Spezia non abbia offerto sicuramente una delle migliori prestazioni della stagione, visto forse un passo indietro rispetto alle altre prestazioni, ho rivisto un po' quello Spezia che in trasferta va in difficoltà e sicuramente ha avuto qualche occasione anche lo Spezia, nel secondo tempo un colpo di testa di Marilungo con una deviazione che ha rischiato di beffare il portiere del Novara, proprio allo scadere un'occasione con Maggiore la cui conclusione è terminata a lato da buona posizione, però secondo me lo Spezia ha fatto un po' poco, è stata brava sicuramente con Forte a trovare il gol del pareggio quasi immediato in risposta al gol di Puskas, come ha detto mister Gallo, viziato da un errore dello Spezia, e poi lo Spezia ha dato un po' l'impressione forse di accontentarsi del pareggio ottenuto, mentre nelle gare precedenti forse si era vista un pochino più di cattiveria e di voglia di vincere. Chiaramente, come dice mister Gallo, è vero, Novara non è sicuramente un campo facile, quindi è un pareggio che dà continuità, però secondo me non era così impossibile vincere a Novara per quello che ha mostrato il Novara, quindi sicuramente ci si aspettava qualcosa in più dalla partita di ieri, almeno per quanto mi riguarda. Ecco, ovviamente appunto ricordiamo a tutti i nostri telespettatori da casa che possono anche intervenire con commenti sulle partite, sui match delle varie categorie, ma anche con domande per gli ospiti e gli opinionisti presenti in studio. Come sempre ricordiamo appunto i mezzi di comunicazione con la trasmissione, che sono la nostra pagina Facebook Domenica Sintesi, la mail, mandando appunto una mail a diretta, @teleliguriasud.it, attraverso il numero WhatsApp 339-611-2921 oppure attraverso un SMS al 331-7070-002. E proprio appunto con i nostri ospiti inizierei appunto un'analisi dei loro campionati, partendo appunto da Luca Doveri, la Polisportiva Madonnetta. Purtroppo abbiamo visto si trova in questa posizione, nell'ultima posizione della seconda categoria.
Per voi sicuramente, ne abbiamo parlato anche molto durante il corso di questa del nostro puntato, una stagione non facile che è partita con alcuni problemi a livello di rosa, a livello di allenatore. Come è stato questi, diciamo, mesi davvero travagliati? La partita di oggi è l'emblema di una stagione terrificante, perché di questo stiamo parlando. Siamo ultimi in classifica dopo aver sfiorato i playoff l'anno scorso. L'errore principale è nostro come società, mio personale sicuramente in primis, perché abbiamo sbagliato tutte le valutazioni che potevamo sbagliare da inizio anno e abbiamo provato poi a rimediare nel durante, che comunque non è semplice. Siamo partiti aspettando praticamente, volevamo continuare con Bordino, con l'allenatore dell'anno scorso e con il gruppo dell'anno scorso. Abbiamo aspettato mister Enrico, che saluto, che è venuto anche oggi a vederci perché continua a seguirci, e fino al 30 di luglio, che comunque forse è stata una data un po' eccessiva a aspettare così tanto per la scelta dell'allenatore. A quel punto consideravamo che il gruppo era compatto dall'anno precedente e sapevamo che avremmo perso un paio di giocatori e siamo intervenuti sul mercato appunto per coprire quelle falle che sapevamo che andavano a mancare. Frigeri ha smesso per motivi personali e avevamo recuperato Marini dal primo anno, che comunque è un ottimo giocatore. Abbiamo preso Sant'Unione per Beghè e abbiamo sostituito Magiani con Organista. Abbiamo optato per un allenatore sconosciuto al gruppo, appunto perché, tenendo il gruppo dall'anno scorso e considerando che il mercato di seconda categoria, fondamentalmente, se non hai disponibilità economica, viene fatto da amici e dagli allenatori che si portano i loro giocatori. Noi non volevamo stravolgere completamente il gruppo, per cui ci siamo affidati a Denito, questo allenatore appunto sconosciuto al gruppo, per vedere magari tutti si mettessero in gioco. Probabilmente non è stata la scelta giusta caratterialmente parlando, probabilmente non era la persona adatta al nostro ambiente e ora non so se è stata causa principale o meno. Comunque molti giocatori, dopo che le liste sono chiuse, hanno deciso di smettere, tra cui Marini stesso, Sambuchi, Oliviero. E quindi abbiamo fatto le prime due partite senza allenatore praticamente. Per fortuna abbiamo trovato in Damiano Curenti una persona che si è preso l'impegno in un momento di estrema difficoltà, perché ci siamo ritrovati a avere contro il Vezzano 13 giocatori disponibili per la domenica e un paio di allenatori hanno rifiutato la panchina appunto perché era una situazione molto difficile, e quindi ringrazio Damiano di essersi preso l'impegno, che sta portando avanti con tutta la passione che ha come uomo, che stimo, e purtroppo i risultati siamo proprio messi, strutturati male proprio come squadra. Ci dobbiamo inventare ogni domenica ruoli particolari e tutto, e non è semplice, e poi metterci infortuni, squalifiche, vacanzieri, eccetera, 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 e chiaramente poi non è facile recuperare. Siamo intervenuti sul mercato degli svincolati, andando a ripescare da giocatori che avevano magari smesso da qualche anno, e sì, finiremo la stagione, ma chiaramente gli obiettivi che ci avevamo posti inizio anno non sono chiaramente rispettati e speriamo di riuscire a salvarci. Sarà difficile, però ci proviamo. Bene, ora adesso approfondiremo anche le vostre vicissitudini. Comunque, secondo me, già il fatto che appunto sei anche venuto a parlare, a raccontare questa storia che è successa, comunque sicuramente vi fa onore, perché molto spesso è facile parlare e raccontarsi quando le cose vanno bene, quando iniziano ad andare male, di solito c'è. Quindi questo sicuramente vi fa onore, affrontare purtroppo anche un momento difficile e raccontarlo. Certo. E parlando invece di un'altra squadra, appunto Foce Magramelia, ovviamente la posizione di classifica per voi è sicuramente migliore, vi trovate comunque a lottare per la salvezza, ma c'è un po' di insoddisfazione forse anche con voi rispetto anche alle ultime stagioni, al ruolo che comunque avete da diversi anni in prima categoria. Sicuramente, ci siamo abituati troppo bene, ci eravamo abituati troppo bene in questi due anni, dove la squadra ha veramente espresso un buon calcio ed è arrivata ad un soffio dai play-off.
Quest'anno gira parzialmente male, per non dire male, nel senso che nel calcio è così, è inutile piangerci addosso, abbiamo avuto dei problemi e, come diceva lui, anche oggi la sconfitta a Marola è stata un po' l'emblema di come gira quest'anno. I ragazzi hanno fatto davvero una buona partita, si sono trovati subito sotto su un calcio piazzato e hanno avuto la forza di andare a riprendere questa parità. Hanno creato tantissimo, siamo stati un pochettino imprecisi sotto porta e poi nel secondo tempo c'è stata questa ingenuità del rigore, tra l'altro giusto, dove il nostro portiere ha respinto il quarto rigore consecutivo, però sulla respinta è stato beffato. Abbiamo avuto la possibilità di rimetterla in piedi, ma un po' la sfortuna, un po' l'imprecisione ci ha praticamente condannato. Abbiamo perso 3 punti importanti in un campionato dove non ci sta girando bene, tra infortuni, squalifiche. Mi permetto di aprire una piccola parentesi: oggi, a parte i 3 punti, abbiamo lasciato anche sul campo di Marola il nostro capitano Alessio Mezzani, che in uno scontro di gioco, certo, ha avuto un infortunio al naso e dovrà essere operato nei prossimi giorni, quindi noi tutti mandiamo un grandissimo in bocca al lupo. Certo, ci associamo in bocca al lupo per Certo, se lo merita. Tra l'altro è stato anche l'autore del gol del pareggio, quindi è stata veramente una domenica più amara che dolce. In generale sì, dovremo comunque ripartire dalla buona prestazione di oggi, anche se non consola, e provare nelle prossime partite a fare più punti possibili per toglierci, insomma, da quella zona che non ci compete, perché ormai, voglio dire, è chiaro che una squadra che è abituata a giocare ogni domenica in una posizione di classifica tranquilla, di colpo ritrovarsi alle soglie della zona rossa non mette tranquillità sicuramente, quindi c'è più nervosismo, c'è più apprensione, non si può sbagliare praticamente niente, però ripeto, bisogna fare tutti quadrato, come tra l'altro i ragazzi stanno facendo in maniera encomiabile, e nelle prossime partite fare questi punti che servono, insomma, per alzare un pochettino la lancetta, che adesso è veramente al limite. Ecco, vorrei chiedere anche ai nostri opinionisti un po' un parere, quindi abbiamo sentito sicuramente delle parole un po' di rammarico per quello come sta andando entrambe le stagioni, quindi come commentate, diciamo, soprattutto come hanno detto giustamente anche i nostri ospiti, due squadre che anche l'anno scorso erano abituate invece a fare campionati di altro, forse di altre, anche sicuramente di tranquillità. Io forse conosco tra le due la situazione del Madonnetta, perché mi sento spesso sia con Luca che con Davide, l'ho già detto parecchie volte anche da inizio stagione, che è proprio nata male la loro stagione sotto tutti i punti di vista, come ha spiegato bene Luca qua adesso. Purtroppo, secondo me, come diceva Luca, hanno aspettato troppo per il problema dell'allenatore, perché arrivare a inizio campionato in pratica si sono trovati per 2 giornate senza guida tecnica, e poi con i problemi di rosa che hanno avuto con giocatori che comunque erano colonne importanti della loro squadra, che hanno deciso da un momento all'altro di non giocare più, è normale che ti trovi in difficoltà, ed è lo specchio di questa difficoltà. Penso che alla fine sia, visto che è il secondo anno, mi sembra, che fate la squadra, terzo anno la squadra, è tutta virgolette arte che entra, nel senso che sono convinto che nelle prossime stagioni faranno valutazioni molto più tempestive e riusciranno a tornare a competere per i traguardi per cui vanno già a competere quest'anno. Per quanto riguarda la media, a parte che conosco meno la situazione, pur sentendomi spesso che il direttore sportivo c'è, giusto? Certo.
squadra che è anche cambiata poco rispetto come rosa, diciamo, rispetto agli ultimi anni, diciamo che è un gruppo consolidato. Forse l'unica perdita vera che c'è stata è Cancello, che è un difensore che abbiamo fatto molte stagioni, diciamo, in questa società. Sì, è il capitano storico, sì. Esatto. E quindi lì bisogna magari più analizzare nel contesto di chi conosce bene come il mister, come te, come i dirigenti, che conosce bene questa situazione. Magari non so se avete avuto infortuni durante l'anno che vi hanno potuto togliere giocatori, come poi per esempio c'è questo che si è aggiunto di Mezzani, mi è sembrato che per un certo punto del campionato Goldoni per esempio sia stato assente, che diciamo il vostro bomb, quindi certo. Un po' sicuramente diciamo ci sarà qualcosa del vostro, diciamo, che magari non va, e qualcosa aggiungendo magari un po' di sfortuna, un po' di squalifiche, diciamo che la stagione ha iniziato a girare male. Sicuramente ora l'importante è levarsi da una, fare punti e levarsi da una situazione di classifica che può diventare difficile se già nelle prossime partite non si inizia a vincere qualche partita. Però in generale vedo che il campionato di seconda categoria, di prima categoria, è abbastanza spezzato, diciamo, come si diceva nelle altre puntate, tolte le prime tre che corrono molto, le altre ora iniziano tutte a faticare. Mi sembra che addirittura dalla zona playoff alla fine abbiate due vittorie, dalla zona playoff che è il quinto posto, che poi probabilmente non farà i playoff quest'anno. Esatto. Però diciamo che da subito sopra i playout alla quinta posizione sono due partite alla fine, ne mancano ancora 10, quindi la classifica è molto corta, diciamo che hanno fatto il vuoto le prime tre. Nel frattempo che parlavi ci segnalavano da casa che c'è qualche problema col microfono di Guido, quindi nel mentre che diamo la parola magari a Manuel per un commento, se possiamo verificare di come si sentiva, speriamo che comunque sia arrivato il tuo messaggio. Manuel, hai qualcosa da aggiungere appunto su queste considerazioni, su queste due appunto squadre ospiti? Ma più o meno credo che sia stato detto tutto, nel senso, come avevo già detto più o meno da inizio stagione, sicuramente la Madonetta è una squadra che, visto l'ottimo campionato fatto la scorsa stagione, ce l'aspettavamo un pochino tutti a fare un campionato sicuramente diverso. Però io credo che Luca e Davide siano due persone competenti e, come hanno fatto bene la scorsa stagione, possono sicuramente programmare magari con più calma e facendo le dovute valutazioni per la prossima stagione sicuramente un altro tipo di campionato. Nulla da buttare, sicuramente, come diceva Guido, purtroppo è anche doveroso prenderne atto e cercare di ripartire facendo tesoro di questa stagione. Per quanto riguarda il Foce Magra, credo che anche il Foce Magra sia una squadra che, secondo me, ha un allenatore molto valido per la categoria, Paolini, ha secondo me un ottimo organico e credo che abbia tutte le carte in regola per finire in maniera dignitosa comunque il campionato. E poi purtroppo spesso quando le stagioni girano male non è facile, come è stato detto prima, poi si va magari la domenica a giocare meno sicuri perché comunque la zona rossa è alle spalle, però credo che l'organico ci sia, la società ci sia, quindi penso che il Foce Magra riesca comunque poi a levarsi qualche soddisfazione in questa parte restante del campionato. E rimanendo cambiando invece campionato e passando invece a parlare di eccellenza, andrei appunto a fare un commento per quello che è successo oggi, partendo dalla Fezzanese. Guido, oggi un'altra vittoria, una vittoria, possiamo dire, tra virgolette, facile. Facile, le vittorie non sono mai facili, sicuramente una partita che la Fezzanese ha dominato molto di più di quello che non dica un punteggio che è già netto
di 4-0, diciamo che la Sestrese è rimasta in partita il primo quarto d'ora, dopo il vantaggio al 12esimo col secondo gol consecutivo del terzino Pennucci, ha avuto una grande occasione per il pareggio al quarto d'ora, ma il portiere, il giovane portiere Greci Scuola Spezia, ha fatto un vero e proprio miracolo. Da quel momento lì è stato un monologo continuo della Fezzanese, che ha segnato altre tre reti proprio dell'inizio del secondo tempo, alla fine del primo, con Lorenzini che quest'oggi sostituiva Bomber Corvi che era squalificato, nell'11 iniziale di Sabatini rispetto alla scorsa domenica, il difensore goleador Zavato che con una bella semirovesciata ha fatto il 3-0, e poi ancora Lorenzini che tre minuti dopo ha chiuso già al 51esimo il risultato sul 4-0. Diciamo che poi le occasioni per incrementare il vantaggio sia nel primo tempo che nel secondo tempo sono state molteplici, ma la bravura del portiere dei Verdestellati Rovetta e anche un po' la nostra imprecisione ha fatto sì che non trovassimo ulteriori reti. Comunque mister Sabatini ha fatto girare gran parte della rosa anche in questa partita, hanno giocato, sono stati effettuati già tutti i cambi, anche molti giovani, tipo anche Vicini che è arrivato da poco, ha avuto modo di mettere minuti nelle gambe. Anche oggi la Fezzanese è scesa in campo con ben 5 fuori quota dal primo minuto, continuando questa politica di quest'anno, che soprattutto già da quest'anno vede una rosa molto giovane, tanti giovani in rosa anche dall'inizio del match. Scusa, sì, non interrompevo perché passando a parlare di dell'altra spezzina, una vittoria molto netta, anche questa del Val di Vara, con 6 reti. So che Manuel, tu hai anche una dichiarazione da parte di mister Fanan che ha commentato, ti ha un po' raccontato e commentato questa partita con questa vittoria davvero netta. Sì, insomma, mister mi ha un po' raccontato com'è andata questa partita. È stata sicuramente una partita importante per il Val di Vara, perché affrontava un Serra Ricò che è una squadra che lotta per non retrocedere, quindi anche ai fini di una classifica migliore sicuramente oggi il Val di Vara aveva bisogno di questi tre punti. Partita dove il Val di Vara è apparso subito concentrato e consapevole, come dicevo, dell'importanza dell'incontro, ed è andata in vantaggio con lo scatenato Mozzacchiodi, capitano, che ha realizzato su servizio del giovane Barilari. Poi c'è stato il raddoppio di Bomber Bertuccelli, che ha segnato un gol pregevole su un invito di un altro giocatore giovane, un 97 che bolla. Dopodiché il Val di Vara ne ha approfittato e ha, diciamo, messo in sicurezza la partita ancora con Mozzacchiodi, che oggi è andato in rete per ben 3 volte. Insomma, per un difensore centrale una tripletta è sempre una cosa abbastanza rara, diciamo. E poi ancora Bertuccelli con un pallonetto con Fuselli in uscita ha di fatto messo la partita sul 4-0. E poi sono arrivate le altre due reti ancora con Mozzacchiodi e col giovane Taivo, che è uno dei ragazzi nigeriani acquistati nel mercato, diciamo, di riparazione dal Val di Vara. Secondo gol consecutivo in 2 giorni, dato che aveva segnato anche con la Juniores il sabato prima, proprio contro la Fezzanese. Un weekend propenso. E insomma, mister Fanan si è detto comunque molto, molto soddisfatto di questa prestazione, anche perché comunque Serra Ricò è una squadra che si è presentata motivata, perché chiaramente la classifica non può dire diversamente, però insomma, il Val di Vara ha, diciamo, limitato e non poco le qualità della squadra gialloblu, che si è resa praticamente, mi diceva il mister, pericolosa soltanto con quelli che probabilmente sono i due giocatori di maggior qualità della squadra, che sono Morando e Lobascio. Quindi una vittoria comunque importante da parte del Val di Vara, che vede allontanare, almeno per il momento, in maniera tranquillizzante la zona rossa della classifica. Era uno scontro diretto, quindi un risultato così roboante in uno scontro diretto sicuramente
non può fare che piacere, e possiamo dire di un weekend quindi positivo per le Spezzine, che comunque, guardando la classifica, hanno obiettivi diversi, però insomma fare en plein in un campionato come l'Eccellenza sicuramente è sempre positivo. Per anche diciamo, concludere il discorso sull'Eccellenza, Guido, volevo chiederti di una polemica che c'è stata un po' questa settimana, negli ultimi giorni, riguardante appunto il Vado, dove sono stati messi fuori rosa alcuni giocatori, e proprio uno di loro che tu hai intervistato ha proprio lamentato diciamo, un ambiente che sentiva nella società, e soprattutto ha un po' accusato che non si volesse salire, quindi c'è stato diciamo una auto... diciamo limitare i mezzi per non fare bene, quasi addirittura sembravano dalle parole che è appunto dell'intervista. Sì, ho intervistato Federico Mengali, che è il centravanti, tra l'altro è il capocannoniere del Vado, ha realizzato 11 reti in 16 partite disputate, è uno dei 4 ragazzi tagliati, uno dei 4 ragazzi che sono arrivati tra gli altri quest'estate, tutti dalla Serie D, erano stati acquistati per avere per far fare il definitivo salto di qualità, diciamo, al Vado, che l'anno scorso era arrivato secondo, poi perdendo gli spareggi col Pavia, e per vincere il campionato, e sulla carta era ovviamente la rosa del Vado è la più competitiva, perché sono arrivati, come si diceva, 7 giocatori tutti dalla Serie D, più tutti confermati quelli dell'anno scorso. Però niente, dopo la 4ª sconfitta consecutiva, ossia quella patita in casa del Ventimiglia, la società ha deciso di troncare definitivamente il rapporto con questi quattro giocatori, e niente, in questa intervista Mengali si è lamentato, diciamo, di certe tensioni che si erano create nello spogliatoio, diviso in due gruppi, e soprattutto questo era sfociato dopo la vittoria in casa del Rapallo di mister Marcelli, con una lite nello spogliatoio che lui mi confessò che doveva rimanere nello spogliatoio, mentre altri avevano fatto la spia all'esterno, e poi mi ha detto di questa situazione poco piacevole durante tutto l'anno all'interno dello spogliatoio. Però per quanto riguardava invece presidente, mister, società, mi ha detto che il Vado è una società che rispetta assolutamente tutti gli impegni, e è una società strutturata con delle strutture anche importanti come il campo. Credo che sia tra l'altro l'unica società di Eccellenza che fa l'allenamento nel primo pomeriggio, che di solito è una cosa più che si ritrova in un campionato di Serie D, capito? Loro si ritrovano alle 2:30 al campo e si allenano alle 3, quindi insomma quasi tutte le squadre si allenano in Eccellenza alle 18:30, se non più tardi alle 20, quindi insomma fa capire che tipo di società è il Vado e cosa potevo ottenere. Quindi questa cosa ovviamente anche a me mi ha un po' spiazzato, anche perché comunque questi giocatori hanno dei contratti, e quindi te devi comunque soprattutto quelli che vengono dalla Serie D, dove avevano dei contratti, hanno voluto giustamente anche dei contratti, credo almeno, per avere la sicurezza, dato che fanno solo questo nella vita, e quindi te li devi comunque stipendiare fino a fine anno, e se comunque li stipendi penso che tanto valga tenerli in rosa, anche perché poi tra virgolette non è neanche bellissimo pensare a una società che va ora a affrontare il Vado, e che comunque oggi senza questi giocatori ha fermato sul pareggio per 0-0 la seconda in classifica San Margheritese, però chi l'ha affrontato prima l'ha affrontato con una rosa al completo e giocatori molto forti, chi lo affronterà d'ora in poi non troverà contro questi elementi, diciamo, di categoria superiore, perché lo hanno dimostrato, lo hanno dimostrato nel corso della loro carriera. Andiamo a leggere alcuni commenti che arrivano da casa. Ci scrivono i tifosi dell'Albenga, che sono sempre abbastanza critici, ci scrivono anche il presidente dell'Albenga dovrebbe fare come il presidente del Vado, visto che ha sempre mantenuto gli impegni presi, e poi ancora col Molassana 2 tiri in porta, oggi disfatta a Busalla, si deve dimettere l'allenatore e il presidente e prendere provvedimenti verso alcuni giocatori, quindi
No. Beh, io il Busalla l'ho visto domenica scorsa contro la Fezzanese, pur avendo incassato un poker di reti, mi hanno fatto un'ottima impressione perché hanno rischiato sul 2-1 di segnare il 2-2 se il nostro portiere anche in quell'occasione aveva fatto una grande parata. Poi la Fezzanese nel secondo tempo ha dilagato, diciamo, però era una squadra viva. Tra l'altro oggi gli rientravano due giocatori e mister Canistra è uno, penso, dei migliori allenatori che ci sono sulle varie panchine di eccellenza e fa giocare molto bene la sua squadra. Quindi oggi è una sconfitta che è uno scontro diretto, è vero, per la salvezza, però è una sconfitta che ci può stare in casa di un avversario che comunque gioca bene. L'Albenga dovrà continuare a giocarsi alla morte tutte le partite, le 9 partite che mancano da qua alla fine, poi alla fine potrebbe anche riuscire a salvarsi. Tra l'altro ora con la sconfitta del Serra Ricò che c'è stata quest'oggi, di cui si parlava prima, con il Val di Vara, mi sembra che abbia 7 punti di vantaggio sulla penultima, quindi se riuscisse a mettere ancora qualche punto in carniera, anche se mantenesse questa posizione, potrebbe comunque salvarsi senza dover disputare comunque i play-out. E andiamo a leggere altri messaggi. Ci scrivono: dall'eccellenza in giù vedo poco pressing alto, è ovvio che non si può tenere per tutti i 90 minuti. Poi ancora ci scrivono per Luca Doveri, appunto, un saluto da Nino, visto che è un suo ex giocatore nelle giovanili del Magra. E poi ci scrivono, vabbè, riguardo al discorso che facevi prima, in seconda non ci sono retrocessioni, beh, questo sì, però credo che il tuo discorso era comunque ovviamente un evitare, sì, certo, di concludere appunto nell'ultima posizione. A proposito posizione. Di seconda categoria, è finito il posticipo Beverino-Anticaluni, è finito 2-2. Ok, ci scrivono ancora un messaggio appunto per il Rebocco, ci scrivono: continua l'imbattibilità del Rebocco, oggi pure con l'arbitro contro, ha portato a casa un punto prezioso, da sottolineare che ha giocato Balsano in difesa, esatto, a causa delle numerose assenze. Volevo sottolineare anche io questa cosa, oggi tra l'altro vinceva 20 minuti dalla fine, tra l'altro Balsano, pur giocando da difensore, ha realizzato il gol del momentaneo vantaggio in casa dell'Aurora, quindi il Rebocco che continua questa stagione con veramente tantissime assenze tra infortuni e squalifiche, eppure anche oggi ha colto un punto pesante in un campo veramente difficile. Arriva poi anche un messaggio per, appunto, per la Madonnetta, ci scrivono: in un calcio senza valori e senza passione, amicizia e serietà sono un valore e una vittoria, sempre a testa alta, sempre forza Madonnetta. Appunto, a tal proposito, Luca, appunto, volevo dire, appunto, oltre i lati negativi che giustamente hai sottolineato, cose che non sono andate durante quest'anno, però bisogna vedere anche le cose positive. Sicuramente per voi una società dove rimane appunto anche la dirigenza fatta appunto di persone che ci mettono passione, quindi che nonostante le sconfitte avete cercato anche di tenere, credo, alto il morale, certo, e poi anche sicuramente delle individualità, dei giocatori che comunque sono importanti, possiamo dire. Sì, ora trovare i lati positivi di questa stagione è difficile, più che altro perché adesso, che è una cosa recente che colgo occasione di far notare, che il campionato di seconda categoria, il calendario è uscito dopo 4-5 giornate, Guido, correggimi se sbaglio, e la federazione ha probabilmente erroneamente calendarizzato male le partite, risultato hanno messo tutte le concomitanze tra Madonnetta e Magrazzurri per tutto il girone di ritorno. E il campo di oggi di Ponzano Corea era in condizioni, chiaramente giocandoci tutte le squadre giovanili, ieri ha piovuto, il campo non era assolutamente in condizioni per affrontare la partita, punto primo. Punto secondo, siamo sprovvisti di gradinate e mi sono reso conto che nelle ultime due uscite casalinghe il ricavato dalla biglietteria, che per noi è fondamentale per comunque far quadrare i conti a fine stagione, certo, è diminuito di un terzo. E ora quindi probabilmente faremo una lettera per far notare questa situazione che si è venuta a creare, anche perché oggi l'arbitro è arrivato anche 40 minuti dopo, è arrivato alle 2.40 al campo e chiaramente noi abbiamo tutta l'attrezzatura a Santo Stefano, quindi per cui abbiamo cominciato 20 minuti di ritardo la partita perché siamo dovuti andare a prendere le mute a Santo Stefano perché erano simili a quelle della Piana, per cui anche lì è uno sforzo doppio maggiore, diciamo, delle persone coinvolte nella Madonnetta, che siamo in 3 o 4 alla fine,
e quindi chiaramente si raddoppiano gli sforzi e diminuiscono le persone al campo, perché chiaramente se c'è la scelta fra Madonnetta e Magrazzurri, la gente giustamente del paese va a vedere Magrazzurri. Di individualità, sì, effettivamente abbiamo, c'è stato, vabbè, si parla di giocatori come Sant'Unione, che fondamentalmente non è un giocatore nuovo, diciamo, quindi è uno che ha sempre giocato in prima categoria. E chiaramente però la fortuna vuole che si è rotto due costole domenica settimana scorsa, per cui lo perderemo probabilmente anche fino al termine della stagione, perché avevamo trovato una quadratura molto buona contro l'Arcola, in cui solo Biondo praticamente ha salvato la scorta, bisogna essere onesti, alla fine ha fatto un'ottima partita parando il rigore appunto a Sant'Unione al 92esimo. E contro la Santerenzina siamo stati un po' locchi noi, detto proprio in maniera, eravamo sopra di 2-0 e diciamo per colpa di qualche errore del singolo, diciamo così, siamo compromessi la partita, che poi abbiamo portato un buon punto a casa, ma comunque le prestazioni offerte nelle ultime 5 partite comunque davano l'idea di aver trovato più o meno una dimensione buona. E invece oggi, vabbè, oggi dopo 3 minuti il nostro portiere si è fatto buttare fuori in maniera... chiederà scusa, e non voglio giudicare assolutamente, perché colpi di testa ce l'ho avuto anch'io contro la Bolognese qualche settimana fa, per cui però sai, mettere una squadra con un campo pesante, mettere in difficoltà proprio i compagni di squadra dopo 3 minuti dall'inizio della partita, sai, diventa difficile, soprattutto visto anche la posizione in cui siamo, in cui dobbiamo lottare col coltello fra i denti tutte le domeniche. Qualche fattore positivo chiaramente c'è, ad esempio una crescita di alcuni giocatori giovani, come giovani per la seconda categoria intendo, come Marco Musso per esempio, che sta facendo un'ottima stagione da centrocampista centrale, lui è difensore centrale, abbiamo dovuto adattarlo in mezzo al campo con ottimi risultati, e si è infortunato chiaramente, quindi... vedete il lato positivo, più in basso dell'ultimo posto non c'è, esatto, eventualmente no. Si può solo risalire. Vabbè, fondamentalmente se arriviamo ultimi in classifica, il prossimo anno non pagheremo l'iscrizione, perché le squadre che vengono ripescate dalla terza alla seconda quest'anno non hanno pagato l'iscrizione, perché è stato un incentivo a fare iscrivere più squadre, che non ha funzionato, vorrei dire che il prossimo anno risparmieremo, se così va, i costi di iscrizione. L'unico lato positivo che posso vedere qui. E andando invece a parlare appunto del Foce Magramenia, ovviamente ci aspettavamo arrivasse anche un messaggio a riferimento a appunto l'episodio con la partita contro il Rebocco, che avevamo anche, di cui avevamo sentito un po' le vicende in diretta, sentendo appunto il mistero del Rebocco. All'epoca non era voluto intervenire appunto il Foce Magra, proprio perché era intervenuta poi anche le forze dell'ordine. Appunto ci scrivono, volevo far notare che Foce Magra Amelia appunto mancherebbero questi 3 punti. So che, non scendendo magari nel dettaglio, comunque è un episodio che ha lasciato comunque l'amaro in bocca alla società. Sì, di questo episodio purtroppo si è scritto, si è parlato tanto sui giornali e sui social. Io ero presente la domenica mattina alla partita e devo dire che ho assistito a una brutta pagina di cronaca, non di calcio, perché episodi del genere sinceramente col calcio non c'entrano granché. Diciamo che la rissa nei campi di provincia, nel calcio in generale, la scazzottata ci può stare, però fino a se stessa. Lì forse siamo andati un pochettino oltre, perché magari come poi dai referti sono entrate terze persone che hanno, diciamo, fatto esplodere una situazione che probabilmente si sarebbe sedata nel giro di poco tempo. È stata una brutta cosa, sicuramente ci sono dei procedimenti in corso, la giustizia sportiva si è già pronunciata, come è noto, con la parità a tavolino della partita tra ambe le squadre. È un peccato, perché in società sono rimasti molto amareggiati e sinceramente era nell'area anche l'ipotesi di ritirare la squadra dal campionato, questo da parte dei dirigenti, però dopo tanti anni di attività non sembrava corretto arrivare a tanto, e comunque mi hanno detto di
comunque di far presente che si riservano poi in futuro questa facoltà di non iscrivere la squadra. È una cosa, ripeto, erano tre punti per noi fondamentalmente importanti, anche perché mancava poco tempo alla fine, e è andata così. Meglio forse parlare di calcio giocato, di calcio tecnico, perché è più forse meglio. E andiamo appunto, prima di andare appunto a continuare a parlare di calcio e anche un commento agli altri campionati, darei la linea a Elena Voltolini, come sempre, per un aggiornamento sui risultati di basket e pallavolo. A te la linea, Elena. Sì, buonasera, partiamo dalle ragazze della Cari Spezia che hanno giocato ieri sera, è arrivata per loro la quarta sconfitta consecutiva. Cari Spezia sconfitta 51-56 da Civitanova Marche, in una partita che fino all'ultimo possiamo dire è stata molto equilibrata. Basti pensare che a 30 secondi dalla fine il risultato era di parità 51-51. Poi in questi 30 secondi è andato in scena il gioco dei tiri liberi, tiri dalla lunetta, per cercare di portare a casa la partita. Ci sono riuscite le ospiti, che hanno avuto appunto il meglio dalla lunetta, e alla fine è arrivata quindi per la Cari Spezia questa quarta sconfitta consecutiva. E quindi la necessità ora subito di invertire la rotta. Ci sarà la possibilità di farlo già il 24 febbraio, perché le spezzine dovranno recuperare la partita che non avevano giocato settimana scorsa per la convocazione in nazionale di una loro giocatrice. Si recupera quindi il 24 il match tra Forlì e Cari Spezia, che andrà in scena alle 20:30. Continuando a parlare di basket però al maschile, Serie C Silver, siamo ancora a parlare di sconfitte. Due delle tre spezzine hanno perso, si tratta del Follo che ha perso contro l'Aurora Chiavari, quindi Follo ultimo della classifica, ormai questo è il verdetto, visto che la prossima settimana si giocherà l'ultima di campionato. È arrivata la sconfitta anche per il Sarzana in casa contro Spedaletti, Sarzana ha battuto 64-75. L'unica vittoria per le spezzine di questa giornata è quella della Tarros, che ha poco fa vinto al Palasprint contro il Tiguglio con risultato di 80-51. Per quanto riguarda il prossimo turno, in questo caso come abbiamo detto è l'ultima giornata della regular season e vedrà il derby tra la Tarros e il Follo, anzi Follo Tarros, che andrà in scena il 24 alle 21. Il Sarzana invece sarà impegnato in trasferta sul campo della capolista CUS, sempre 24 febbraio alle 18:45. Questo è il quadro della giornata e vi restituisco la linea. Buona serata. Grazie Elena, buona serata. Andiamo a vedere anche come ogni domenica cosa è successo per quanto riguarda l'hockey Sarzana. Quella di ieri e quella di sabato prossimo sono due partite molto importanti in chiave playoff per riuscire a rientrare anche quest'anno nei playoff. Purtroppo la partita casalinga di ieri contro il Monza è andata male, la partita finisce 6-9, dove in un primo tempo, nella prima parte della partita, sembrava tutto andasse dalle parti del Sarzana, fino al vantaggio appunto del 6-5 per il Sarzana, poi da lì una partita che si è capovolta e quindi purtroppo questa sconfitta. Come abbiamo detto, ora si fa quindi difficile il cammino per l'hockey Sarzana, anche perché appunto il Monza era una diretta concorrente per accedere ai playoff. Sarà sicuramente da vedere il risultato del prossimo sabato, del prossimo turno, che sarà fuori casa in trasferta contro il Trissino. Continuando a commentare i risultati di oggi, andrei, Manuel, a fare un commento per quello che è successo invece in promozione, dove appunto la Forza e Coraggio è riuscita appunto a fermare tra virgolette l'Atletic Club Liberi con questo pareggio, e una classifica che vede appunto l'Atletic Club Liberi inseguito da Baiardo e Golfo Paradiso proprio a un punto solo. Beh sì, sicuramente questo stop dell'Athletic, sicuramente il campionato non era chiuso comunque, però chiaramente permette a Baiardo e Golfo Prorecco, e metterei anche di Bassamba, di riaprirlo ulteriormente, perché hanno vinto tutte e quindi direi che, come si era detto anche nelle puntate precedenti, sarà bagar completamente fino alla fine.
insomma, c'è il Baiardo ha approfittato dello stop dell'Atletica andando a vincere purtroppo 2-0 sul campo del Don Bosco Spezia. Poi c'è stata la vittoria abbastanza sofferta del Golfo, che dopo lo svantaggio iniziale ha ribaltato la gara contro la Goliardica, vincendo con un gol nel finale del bomber Paterno, ritrovato dopo un periodo di astinenza da gol. E poi c'è stata invece la vittoria del Rivasamba agevole a Roncoscrivia contro una Ronchese che ormai diciamo non ha più quasi nulla da chiedere a questo campionato. Torno a ribadire che, vista anche lo stop del Little Club, tra le squadre inseguitrici ha vinto la Real Fieschi, che si è imposta 3-1 sul campo del Casarza, interrompendo il buon momento dei Granata. Però, come ho già detto anche domenica scorsa, se le prime quattro tengono questo ritmo, difficile, soprattutto se la seconda tiene questo ritmo, difficile che la quinta riesca a disputare i play-off. È ancora presto per dirlo, però anche a livello tecnico e di organico, probabilmente la quinta... Se ci fai caso, è una cosa che ricorre anche in tutti gli altri campionati. Sta ricorrendo, esatto, in diversi campionati, è vero, però mentre l'anno scorso campionato di promozione, pur essendo sempre equilibrato, aveva già a questo punto qualche verdetto in più, avevamo un Molassana già lanciato per la vetta, un Serra Ricò che aveva già quasi in mano il secondo posto. Qui è bagarre, però ripeto, tra le prime quattro e le squadre che si giocano al quinto posto, secondo me proprio a livello sia di rosa che a livello tecnico c'è un po' di differenza. L'unica squadra che secondo me può provare a dare l'assalto al quinto posto riducendo la forbice è il Little Club Genova, però anche oggi si è fermato, tra l'altro contro il Fiumaretta, che ha preso un ottimo punto a Genova grazie all'ennesima doppietta di Lombardini, che sta facendo veramente una stagione da incorniciare. Tra l'altro colgo l'occasione di salutarlo, essendo stato anche un mio ex compagno, quindi sono molto contento per la stagione che sta avendo. Poi c'è l'importante vittoria del Colli, che sta facendo, diciamo, un'ottima ripresa, e vittoria per 4-2 contro il San Cipriano, vittoria fondamentale che permette ai ragazzi di Rolla di allungare ulteriormente sulla zona rossa. E c'è anche un'ottima vittoria nel derby spezzino del Cadimare, ancora con Dell'Ovo protagonista, ed è una vittoria importante. Purtroppo non è un momento, diciamo, positivo per il Magra, mentre il Cadimare ha ottenuto tre punti importantissimi, anche perché domenica prossima affronterà la capolista Atletica, quindi era fondamentale fare punti oggi, perché poi comunque l'Atletica è una squadra che anche oggi, avendola vista direttamente, ha dimostrato che secondo me merita la posizione che occupa, una squadra che fa dell'attacco il suo reparto più forte, è una squadra che ha dei giovani interessanti e torno a dire, secondo me, forse non oggi, però nelle restanti partite sicuramente ha dimostrato di essere forse la squadra che gioca meglio in questo campionato. Quindi credo che debba chiaramente ancora dimostrare di poter vincere questo campionato, perché le squadre alle spalle non mollano, ce ne sono, ripeto, tre, che sono Baiardo, Golfo e Rivasamba, che hanno tutto per lottare fino alla fine. Però l'Athletic, qualora portasse a casa il campionato, secondo me sarebbe meritato. Ecco. Poi chiaramente è il campo che deve parlare. Per quanto riguarda la zona rossa, poi chiudo, purtroppo c'è questa sconfitta del Don Bosco, però Baiardo, squadra costruita per altri obiettivi, è una squadra che oggi aveva anche, se non sbaglio, fuori Mossetti e anche un altro giocatore, quindi non era al completo, però è una squadra che obiettivamente è strutturata per vincere, quindi forse non era il tipo di partita che poteva agevolare il Don Bosco, quindi sicuramente le squadre intorno al Don Bosco
non hanno fatto meglio, quindi la classifica rimane ancora alla portata del Don Bosco, con la speranza che riesca a togliersi di lì. E ricordiamo ovviamente che tra poco avremo anche l'appuntamento con l'uomo di domenica Sintesi, quindi vedremo oggi chi sarà premiato per la prestazione di oggi, ma non solo. Vorrei andare a un commento anche sulla prima categoria, anche con Luca Antonelli. Vorrei chiederti anche qui, come abbiamo visto un po' in promozione, è un po' una lotta a tre in alto, dove ormai anche la differenza di punti fra la prima e la quarta incomincia ad essere parecchia. Come vedi anche questo campionato quest'anno, questa lotta a tre fra le tre spezzine, appunto Canalito, Ceparana, Tarros? Sì, è una bella lotta. Io ho visto solamente la partita contro Tarros e Canaletto, e devo dire che sono comunque tre signore squadre che si lotteranno il titolo fino in fondo. Sicuramente mancano ancora 10 partite, quindi i punti a disposizione ce ne sono parecchi. Playoff sicuramente, come diceva Guido prima, difficilmente avranno luogo, e chi ne avrà di più nel finale di stagione riuscirà a spuntare, ma sono tutte e tre davvero delle buone squadre costruite molto molto bene. Oltre, non so se rientra anche tra le prime tre, c'è qualche squadra che magari appunto hai visto eccetera che ti ha particolarmente anche impressionato in positivo? Potrebbe essere fra le prime tre, ma non solo. Diciamo che per le partite che ho seguito, le prime tre sono quelle secondo me con una marcia in più, e sono direi inarrivabili, diciamo. Dal resto. E stessa domanda vorrei fare invece sulla seconda, appunto all'altro Luca di oggi, questa seconda dove appunto abbiamo l'esperta Antica Luni, che però sta avendo diciamo delle avversarie toste per primeggiare quest'anno. Ma guarda, il campionato di seconda categoria quest'anno è molto ben livellato a livelli, diciamo, ai vertici. Comunque non c'è nessuna sorpresa rispetto alle aspettative di prima dell'inizio dell'anno, perché chiaramente strutturalmente l'Antica Luni è forse qualcosina in più degli altri, però comunque sta lottando per la prima posizione. Il pareggio col Beverino oggi ci può stare, perché comunque io sono andato a vedere Beverino Arcola due settimane fa, e effettivamente il Beverino è un'ottima squadra che probabilmente, anzi, ha dei problemi dietro. A livello difensivo gli manca qualcosa rispetto al centrocampo d'attacco, però comunque un pareggio ci può stare. L'Unicalcio non mi sorprende, cioè questa sorpresa l'Unicalcio in realtà non la vedo come una grande sorpresa, perché comunque viene dalle ceneri del Colli di Luni l'anno scorso, perché fondamentalmente il livello della squadra è molto buono e non mi sorprende assolutamente vederlo lottare per le prime posizioni. Tra l'altro penso sia la squadra per adesso che ho avuto modo di vedere, che a livello organizzativo, a livello di gioco, è quella che mi ha impressionato di più, ecco, nel senso è un'ottima squadra. Sarzana, mister Veronica in panchina, che comunque non è una novità della seconda categoria, ha sempre fatto giocare molto bene le proprie squadre. Hanno ripreso Bianchi a gennaio dal Don Bosco, comunque qualitativamente parlando non mi sorprende niente, ecco, di questa classifica. Andando un po' più in giù, ecco, il Beverino magari potrebbe avere qualcosina in più che al momento manca, appunto penso sia un problema dietro. Poi hanno avuto anche loro dei grossi problemi con gli allenatori, perché anche loro Rotondo penso sia il terzo allenatore che va, no, il secondo allenatore che va via, quindi ora la coppia Lucco di Bettinotti è la terza. Quindi non è facile sicuramente per i giocatori stessi riuscire ad adattarsi a una situazione del genere, però chiaramente ci saranno dei motivi che guardano, diciamo, i nostri problemi prima di andare ad analizzare i problemi delle altre squadre, però chiaramente non deve essere semplice. E in basso comunque diciamo che fondamentalmente le qualità espresse in campo rappresentano appunto la classifica. Niente sorprese secondo me quest'anno, non c'è proprio niente di cui sorprendersi, e vedremo se il Vezzano, dopo le dimissioni di mister Biavatti, ecco, li ho visti giocare più due o tre volte,
sono una squadra molto grintosa e contro di noi hanno pareggiato 1-1, però dirò, nel senso, su 1-0 per loro mister ha tolto Caleo, ha tolto Gabriele, ha tolto Daniele, che erano i tre migliori in campo del Vezzano, su 1-0 per loro, non so per quale motivo ha optato per quelle scelte, e poi abbiamo pareggiato grazie a una punizione di Sant'Unione fortunosa. Ripeto, se la giocheranno secondo me fino all'ultimo quelle squadre lì, anche perché manca credo 8 partite forse alla fine, Guido? 26 sono le giornate. Sono 24. 24, quindi siamo alla quarta addirittura, no, quarta, quinta addirittura. 17, ne manca 7. Se la giocheranno fino alla fine, ce la giocheranno fino alla fine. E andando invece, come abbiamo detto, all'appuntamento con l'uomo di domenica Sintesi, anticipiamo, sarà un giocatore di prima categoria, quindi andiamo a vedere questo premio per questa giornata, va Alessandro Cappagli, come ci fa vedere subito la regia, classe 1997, un attaccante che appunto al Ceparana quest'oggi è stato autore di una tripletta, quindi una tripletta molto importante, non solo appunto perché dà ovviamente questi punti al Ceparana nella loro lotta, ma anche perché comunque il Follo San Martino non solo era un derby, ma era comunque una squadra che ha dimostrato di essere anche in forma nelle ultime partite, quindi sì, sicuramente un importante ruolo quello di Cappagli nel match di oggi. Veniva da 4 vittorie consecutive il Follo San Martino, 5 nelle ultime 6, quindi insomma, considerando che poi il Ceparana in quest'ultimo periodo ha molti infortunati, ha fuori Barattini, che è l'attaccante che di solito gioca in coppia con Sheriff di Allò, e ha avuto anche le defezioni di Bottari e Baritti, che per questo campionato sono, diciamo, due top player, sicuramente Mister Stratta è riuscito a trovare un nuovo equilibrio durante l'anno alla squadra e questa vittoria trascinata da questo ragazzo, insomma, è una vittoria di spessore su un campo difficile. Io tra l'altro oggi ho visto la partita, sì, la vittoria della Tarros, una partita che è stata decisa da una doppietta di un altro bomber che sta facendo veramente benissimo in questo torneo, che è Pinelli, una partita in cui non si è visto molto, a dire la verità, è stata una brutta partita, soprattutto il primo tempo è stato brutto e si è visto solo praticamente la rete di Pinelli, una ripartenza della Tarros, un tiro arrivato al limite dell'area, su cui è stata però decisiva una deviazione di un difensore del Ricò che ha spiazzato Ippolito. La differenza in questa partita l'hanno fatta i giocatori di maggiore caratura, l'hanno fatta Pinelli e Tedeschi per la Tarros e Ippolito per un Ricò che era peraltro rimaneggiato. Nella ripresa il Ricò ha avuto l'unica occasione, l'unico tiro della sua partita con il numero 11, che francamente non ho riconosciuto, non avevo la lista, che però ci ha fatto parare e respingere il tiro coi pugni da Carli in calcio d'angolo, e poi per il resto è arrivato una grossa occasione ancora per Pinelli, su cui si è superato Ippolito, che poi si è superato nuovamente su Colecci, e poi c'è stato questo raddoppio di Pinelli con un grandissimo stop orientato in cui praticamente aveva già segnato ancora prima di calciare, perché ha mandato al bar difensori e portiere e poi ha insaccato, e un clamoroso palo di Tedeschi che ha fatto oggettivamente una partita molto, molto importante, ma sono giocatori che sono tra i migliori elementi in questa categoria. Per il resto è stata una brutta partita, si è visto veramente poco occasioni. Nota a margine di colore, una curiosità, un cambio che c'è stato nel corso della ripresa, è uscito un giocatore esperto come Bertolla e ne è entrato un altro altrettanto esperto come Chelini, una sostituzione di se ormando le due età credo che si superino i 90 anni in campo. Concludo con gli ultimissimi messaggi, ci scrivono Veronica numero 1 e poi ci scrivono appunto un commento per il Pegazzano, ne avevamo già parlato anche la scorsa puntata, come avevi giustamente detto anche te Guido, scrivo come mai, cosa sta succedendo al Pegazzano, abbiamo parlato appunto di un periodo negativo, diciamo di difficoltà per quanto riguarda squalifiche, infortuni. Hanno tantissimi infortuni, la settimana scorsa gli mancavano 10 titolari, in campo ci va in 11. Questa settimana credo che non fossero 10, ma ne rientravano 2 dalla squalifica, quindi penso che fossero almeno 8. Quindi
Momento difficile anche per il Pegazzano. Direi che è tutto per questa puntata, ovviamente ringrazio i nostri opinionisti, i nostri due ospiti a cui faccio un bocca al lupo per il proseguimento della stagione, ovviamente ringraziamo anche tutti i nostri telespettatori e tutti quelli che sono intervenuti. L'appuntamento è come sempre la prossima domenica. Arrivederci e buona serata. Buona serata.